in questa piazza per compiere un gesto che io trovo molto importante in quella che è la nostra vita, della nostra comunità. Dedicare una piazza al nostro comune gemellato francese di Arlanz. Questo piccolo gesto vuole avere il significato di creare un ponte stabile tra le nostre due comunità, vuole creare le condizioni per poter far sì che tra i nostri popoli, tra le nostre comunità ci sia un legame sempre più stretto e noi possiamo passare qui e ricordarci che comunque siamo gemellati, siamo amici, siamo legati a un altro popolo che, come ho detto prima, fino a ieri eravamo in guerra, oggi invece viviamo d'amore e d'accordo, e questo amore e d'accordo dobbiamo mantenerlo e far sì che possa prosperare sempre di più e possa essere sempre più un legame per l'amicizia e per soprattutto, e questo lo dico con competere le sfide globali, perché oggi noi europei siamo una nazione, dobbiamo competere con gli indiani, i cinesi, gli americani, i sudamericani, dobbiamo essere uniti mettendo insieme le nostre intelligenze, le nostre culture, le nostre tradizioni e le nostre capacità, possiamo sostenere la sfida globale di altri paesi che hanno voglia, hanno fame, hanno interesse a poter prendere quel benessere di cui noi fino adesso abbiamo goduto. Per cui dobbiamo essere sempre più competitivi, sempre più bravi, e questo di essere uniti secondo me è uno dei grandi tasselli che può permettere alla nostra Europa di diventare sempre più protagonista e non perdere la leadership mondiale. Io devo ringraziare Max per questo gemellaggio, lui ci ha trovato su un sito della comunità europea e fortemente ha voluto questo legame, e noi devo dire totalmente ignari abbiamo accettato e siamo andati a trovarli un giorno in Francia, una comunità deliziosa, bella come la nostra. Credo che i due viaggi di gemellaggio, sia loro quando sono venuti da noi nel 2010, sia noi nel 2011 quando siamo andati in Francia, hanno segnato un'amicizia e veramente un legame tra le nostre due comunità. Per cui io credo che questo tributo di dedicargli una piazza sia un momento giusto e un momento che possa diventare sempre più fondante per la nostra amicizia. Io adesso passo la parola al mio collega Jean-Pierre Drul, che è sindaco di Arlanz, che dirà due parole e poi procederemo. Je ne parle pas l'italien, donc. Donc, je voudrais m'adresser à toutes les personnalités qui sont présentes aujourd'hui et dont je ne vais pas citer les noms parce que je ne les connais pas et puis elles sont relativement nombreuses. Monsieur le maire de Pertil, cher Massimiliano, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs. Al presidente della regione, al sindaco di Pertil, caro Massimiliano, tutti i signori e le signore presenti qui a Pertile e a tutto il Consiglio Comunale. E con un po' d'emozione che oggi mi rivolgo a voi qui a Pertile per l'inaugurazione di questa piazzetta che è dedicata al gemellaggio Pertile Arlanz. E adesso in francese. Donc, je voudrais faire un petit retour en arrière et expliquer la genèse de ce jumelage. L'idée est née dans la tête de Max Touboul de jumeler notre petit village d'Alrans avec une commune similaire. Nous n'avions pas encore décidé dans quel pays. Nous avons fait une première réunion à la mairie d'Alrans et de fil à l'aiguille, nous avons décidé de nous jumeler avec une ville européenne et une ville italienne. Il gemellaggio è nato grazie a Max Bull
il quale aveva deciso appunto di gemellare Arlanzo con un paese della comunità europea, e dopo una riunione in sede comunale è stato deciso per Cile. Donc nous avons donné le feu vert à Max pour via internet pour qu'il essaie de voir en Italie une commune qui pourrait correspondre à nos attentes. Et en fait, il s'est très vite rendu compte qu'à Percile, Massimiliano Meriggioli partageait la même idée que nous de jumelage. Quindi appunto, avendo trovato Percile che aveva quasi le stesse caratteristiche di Arlanzo, c'è stato un incontro con Massimiliano, il sindaco. Donc nous décidons avec le président fondateur du comité de jumelage d'Arlanzo de nous rendre à Percile pour connaître Massimiliano et le petit village. Et donc nous, en avril 2010, nous décidons de venir en voiture, et après un périple de 1200 km, nous arrivons avec quelques difficultés à Percile, et je crois que nous sommes arrivés au village de, je crois que c'est à Licenza, je pense, Licenza, où nous avons été accueillis par Luigi, Cesare, et puis... avec le pick-up della comune, il pick-up municipale. Allora, la comunità di Arlanzo per la prima volta è venuta qui a Percile nell'aprile del 2010, e dopo ben 1200 km in macchina e dopo numerosissime avventure, la comunità di Arlanzo ha trovato Luigino, Cesare che li aspettavano a Licenza, e insieme al pick-up della protezione civile poi sono finalmente arrivati a Percile. Voilà, donc ensuite c'est un accueil vraiment remarquable et chaleureux qui nous a été réservé, et donc nous n'avons pas hésité un instant pour décider effectivement de nous jumeler avec nos amis de Percile. Dopo una calorosa accoglienza hanno finalmente deciso di gemellare Arlanzo con Percile. Ensuite, dans le courant de l'été, Massimiliano et son épouse Flavia sont venus nous rendre visite à Aveyron au mois d'août. Et donc c'est là que la décision a été prise d'accueillir un groupe d'Alrancé à Percile au mois d'octobre. Et donc c'est une quarantaine de personnes qui sont venues ici chez vous et qui ont reçu un accueil vraiment formidable et inoubliable pour eux. E quindi dopo un ulteriore incontro con il sindaco Meriggioli hanno deciso di portare 40 persone all'incirca qui a Percile in ottobre. Je voudrais que tu précises que nous avons constaté que en Italie l'accueil qui est réservé aux personnes qui sont accueillies est vraiment d'une qualité remarquable, et je pense qu'il est peut-être sûrement moins bon en France chez nous. Ringrazio a tutti gli italiani in generale per l'accoglienza che gli abbiamo riservato. Pensa che in Francia siano meno disposti. Donc chers amis, on dit chez nous que vous aviez placé la barre haute. Je ne sais pas si c'est facilement traduisible en italien, mais donc nous avions beaucoup d'efforts à faire pour vous accueillir. Et donc c'est en juillet 2011 que vous êtes venu, je crois, 30 ou 35 personnes sur Alrance. Et malgré une météo pas très clémente, il faisait très froid, nous avons essayé de vous faire découvrir notre région avec sa culture, ses infrastructures. Nous avons pu vous faire visiter le pont de Millau, nous sommes allés à Roquefort, nous sommes allés sur la Guiole visiter les coutelleries, et nous avons essayé de vous recevoir le mieux possible. Alors, dopodiché noi siamo andati in Francia a luglio del 2011, nonostante fosse luglio faceva un freddo e quindi nonostante il freddo abbiamo visitato numerosi monumenti, come ad esempio il ponte di Millau, che è il ponte più alto del mondo, le grotte del Roquefort, che è il loro formaggio tipico che si produce solamente in quella zona, e i coltelli dell'aglio, coltelli tipici.
Donc ce jumelage, chers amis, c'est d'abord un échange de culture. Je pense qu'il répond notamment à la volonté européenne de, qui essaye de mettre en place des échanges de plus en plus par, entre les pays membres. Donc nous sommes très heureux effectivement de pouvoir partager ce jumelage avec vous. Je crois que ce jumelage, en même temps que c'est un partage de culture, je crois que c'est une formidable histoire d'amitié qui est née entre nous. Questo gemellaggio viene visto come un piccolo passo per, diciamo, unificare l'Europa intera, gli stati che fanno parte dell'Europa intera, e quindi tutta la comunità di Arlanza è veramente orgogliosa di prendere parte a questo gemellaggio tra l'Italia e la Francia. Voilà, nous venons donc d'écrire les premières pages de ce livre d'amitié. J'espère que les générations futures, les années futures, les générations futures écriront la suite. Questa è solamente la prima pagina del libro della nostra amicizia, e quindi speriamo che le generazioni future possano portare avanti questa esperienza. En ce qui me concerne, et tant que mes administrés me feront confiance, j'œuvrerai dans ce sens, pour que notre jumelage soit le plus fructueux possible. Ok, allora, quindi il sindaco di Arlanza si impegnerà affinché il nostro gemellaggio sarà il più fruttuoso possibile. Cari amici di Percide, siate fieri del vostro villaggio e del vostro sindaco Massimiliano, iniziatore di questo gemellaggio. Grazie di aver dedicato questa piazza al nostro gemellaggio e un nuovo legame che ci unisce. Grazie mille a tutti. Signore, ringrazio tutti quanti quelli che sono convenuti. Io darei la parola adesso all'amico Romanzi, presidente della comunità montana della Valle dell'Aniene, consigliere regionale e vicino di casa di Vicenza, per dare più forza a questo nostro azione di costruire un'Europa sempre migliore. Aver ringraziato il sindaco Silini per la sua presenza, i carabinieri e tutti quanti i cittadini intervenuti. Ringraziato la provincia di Roma per aver presenziato con le guardie provinciali, veramente la protezione civile di Vicenza, ma soprattutto la neonata protezione civile di Percile che ha eccellentemente organizzato la giornata. La banda di Vicenza che è, come al solito, offre una grandissima prova di qualità, ed è questa è una delle eccellenze del nostro territorio, e lo dico non per piaggeria perché sono qua presenti, ma lo sanno tutti che lo dico sempre, e comunque che sono veramente bravissimi. E anche la Croce Rossa, ecco, mi dimenticavo, mi giravo, la Croce Rossa, vigili urbani, tutti quanti quelli che sono presenti. Bene. Piazzetta Arlanz, comune francese, gemellato per Cile Arlanz, 24/10/2010. L'étendard s'en
schiava di Roma, il Dio Areo. Satelli d'Italia, l'Italia si desta, per il municipio si cinta la testa. Don Claudio a poter benedire questa nostra unione, questa lapide. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Onnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium sanctorum tuorum merita, supum attribuisti celebritate venerari, quesumus, ut desideratam nobis tua propitationis abundantiam, multiplicationis intercessionibus largiaris. Benedic, Domine Deus, lapide vistam et locum istum. Benedic, Domine, nos omnem, in nominis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie, grazie a tutti per essere intervenuti. Qua sotto c'è un piccolo rinfresco offerto dalla locanda, e grazie di essere intervenuti.